La città di Treviso potrà godere del nuovo affresco di Tiziano. È stato presentato ufficialmente all'inizio dei lavori di restauro della facciata della scuola del Santissimo Sacramento, dove è presente l'affresco del pittore Cadorino che rappresenta il Cristo risorto. Un Tiziano documentato 1517. Quest'opera di restauro, di recupero conservativo di una facciata, io credo tra le più nobili della chiesa trevigiana. Qui si celebrano i battesimi che per noi sono davvero la vivacità del presente, ma una grande promessa per il futuro. Quella facciata è la facciata di un edificio, però richiama anche ai nostri volti, al volto della Chiesa, al volto dell'umanità nostra trevigiana, al volto della cultura che sa credere e che sa sperare. L'affresco di Piazza Duomo sarà riconsegnato ai cittadini grazie all'impegno di Centro Marca Banca e alla sinergia attivata con il Comune di Treviso. Il Treviso è un diamante che va scoperto giorno dopo giorno, lo stiamo ripulendo piano piano grazie ovviamente all'aiuto dei privati, in questo caso di Centro Marca Banca, per questo che sarà un nuovo gioiello che restituiremo alla nostra comunità. Oltre a sostenere concretamente i lavori, Centro Marca Banca ha fatto sapere che attraverso la piattaforma della sua fondazione Centro Marca Banca for People si mette ulteriormente a disposizione per aprire una raccolta fondi a quanti amano l'arte e la cultura e raccogliere la cifra utile per completare l'intera opera di restauro. Siamo orgogliosi di far parte di questo progetto. Più riusciamo a mantenere queste opere d'arte, più riusciamo a mantenere i valori in cui crediamo, il valore della socialità, il valore del bello e i valori su cui il credito cooperativo ha sempre fondato le sue basi. In questo momento siamo impegnati a sostenere famiglie e imprese in un contesto difficile, ma siamo anche impegnati a costruire un futuro migliore, un futuro fatto di crescita responsabile e sostenibile e quindi di valorizzazione del grandissimo patrimonio artistico della nostra città. Tutto ciò che noi ricaviamo dalla nostra attività tipica viene riversato sul territorio nelle forme più disparate. Una delle forme più disparate è questa.